Ciao a tutti, sono Maria Lucrezia Colucci, biologa e guida ambientale della cooperativa Serapia. Ci troviamo a ridosso delle dune fossili del Parco Dune Costiere, da Torre Cane a Torre San Leonardo, e il nostro parco ha davvero un gioiello che è per l'appunto questo libro a cielo aperto della geologia, di Puglia, potremmo dire. Effettivamente, le dune fossili sono il risultato di ere geologiche che hanno fatto vivere dei momenti di glaciazione accompagnato poi da momenti di interglaciazione, quindi un'oscillazione altalenante di regressione e trasgressione del mare. Queste dune, quando sono nate, in verità erano delle colline di sabbia, perché sotto queste dune c'era il mare. Il mare che poi, circa 20.000 anni fa, ha subito una regressione per l'appunto, e per questo la linea di costa si è spostata di qualche centinaio di metri. Effettivamente siamo più o meno a 200 metri dall'attuale linea di costa, dove ci sono le dune che ancora adesso sono in fieri, mentre queste si sono fossilizzate. E per questo vi è una situazione sia floristica che faunistica del tutto particolare e anche unica. Effettivamente qui possiamo trovare la cosiddetta pseudosteppa, che è un tipo di vegetazione seminaturale che è una sorta di intramezzo tra appunto la naturalità presente sulle dune e nel retroduna con la zona umida e quello che è invece il paesaggio modellato dall'uomo e dalle attività dell'uomo con i seminativi e il pascolo. Effettivamente proprio questa attività, il pascolo, ha creato questo ambiente così meraviglioso, fatto di specie erbacee e soprattutto di piccoli arbusti come questi che vediamo dietro di me, che sono l'olivastro, piuttosto che il Pyrus amygdaliformis, quindi il perastro, che hanno in comune la parte terminale dei loro rami appuntita, si chiamano aculei, e questa è una caratteristica meccanica per l'appunto di questi arbusti per contrastare l'azione degli erbivori che per lunghi anni con la loro azione di pascolo hanno selezionato proprio questo tipo di vegetazione. La pseudosteppa è un habitat prioritario, è all'interno della direttiva Habitat del 92 è fatta di flora e fauna davvero di grande valore ecologico. È la patria delle orchidee spontanee, a partire dalle Anacanthis, la Pyramidalis, piuttosto che l'Amorio, per terminare la grande famiglia delle Serapias, in particolar modo la Serapias orientalis, subspecie apulica, che è un endemismo appunto tipico della nostra regione. Tra le graminacee troviamo la stipa austroitalica. Stipa deriva da stiuppe in greco, che significa ricca di fibre, che è una graminacea tipica del nostro meridione d'Italia ed è meravigliosa. Pensate che il nome in italiano è lino delle fate, la sua spiga sembra quasi una chioma di una fata quando viene accarezzata dal vento di mare. E allora le dune fossili e la pseudosteppa sono il frutto di una memoria storica delle nostre comunità, ma che non devono rimanere relegate al passato, ma devono essere uno sprone per le generazioni successive, prossime, affinché possano davvero ancora mantenere saldo questo bellissimo equilibrio tra le attività umane e la natura.